pomeriggio dallo stadio comunale di Viale Arezzo in Riccione, nona giornata di campionato appunto del girone F di Serie D, United Riccione contro Notaresco in questo turno infrasettimanale di campionato. Gara che inizia in questo momento, il primo giro l'ha dato il Riccione, controlla con i piedi, allarga per Bonfiglio, Bonfiglio contro Mesisca, entra in area di rigore, Bonfiglio prova il doppio dribbling, va alla conclusione, primo squillo è del Notaresco al minuto 5 nel corso del primo tempo, il destro di Bonfiglio, esce molto bene Ndoi e fa ripartire l'azione del Riccione, attenzione perché Callegaro ha un po' di spazio, si fa vedere Napolitano, Callegaro prova a servire Ventola, il recupero di Ferri, Ventola, Ventola, Curtosi tocca e poi libera Ferri, grande occasione in ripartenza per lo United Riccione. Che barriera aggiuntiva da parte dei padroni di casa per disturbare la visuale di Curtosi, parte Ferrara, punizione alta, non di molto, sopra la traversa. Saccomanni, Ranieri, il sinistro, Servalli con qualche problema di troppo, il piccolo problema a Saccomanni, allungherà il recupero, proprio Saccomanni dentro per Ranieri, 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 il destro, arriva Bonfiglio che manca la sfera, brivido, è proprio sul duplice fischio dell'arbitro Notaresco, vicinissimo al vantaggio, eccolo il via alla seconda frazione. Dunque si riparte con il Notaresco in possesso di palla ed eccolo servito il numero 13 del Riccione, appoggio per Pellacani, dentro alla sfera Casella e poi la presa di Curtosi, Pellacani si accentra, poi lo scarico per Napolitano, si chiude il triangolo, Pellacani in area di rigore, va con il mancino Curtosi e poi c'è il gol di Ramirez però in posizione di fuorigioco. Napolitano prova ad andarsene su Antezza, anche lui entra in area da quest'altra parte, il destro para Curtosi, esce Ranieri ed entra Belloni, Belloni tocca il suo primo pallone, Belloni limite dell'area di rigore, prova il destro centrale, para Servalli senza problemi. Allora il piazzato è in favore della formazione rossoblu ospite. Quando siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, punizione già battuta, Forcini, lato corto dell'area di rigore, entra in area, il pallone sul sinistro, Forcini, il pallone dentro, Marrancone, c'è il gol! Vantaggio del Notaresco con Marrancone al minuto 23 nel corso del secondo tempo. Scalini, non arriva alla chiusura di Antezza, il pallone per Pellacani, può andare al traversone che diventa quasi un tiro. Chiaramateglia che prova il dribbling su Antezza, larga sulla destra dove c'è Tonelli, uno contro uno con Zugaro, Tonelli, il pallone dentro, Ramirez, il pallone resta lì e nessuno riesce a concludere e scadono adesso i sei di recupero, il rilancio di Curtosi finisce qui al stadio comunale di Riccione, passa il Notaresco con un gol al minuto 68 di Alessandro Marrancone.